Oh, zio, figa, io sono swag, cazzo, cioè, io sono swag, minchia, cioè, figa, vivo nello swag e spacco tutto, cioè, minchia, figa, figa le paste, cioè, minchia le paste, zio, figa le paste, minchia, minchia le buste, figa, minchia, guarda che io sono swag, cazzo, io spacco tutto, cioè, figa, spacco tutto perché c'ho le buste, c'ho le paste, figa, spacco tutto, cioè, minchia, sono swag, cioè, figa, io vivo nello swag, ragazzi, minchia, swag, con la piastrina swag, il cappellino swag, figa, spacco tutto, minchia, cioè. Mandate a cagare che non sapete neanche che cosa vuol dire. Davvero li odio questi fottuti bambini che dicono swag così a caso e non sanno nemmeno cosa vuol dire. Detto questo, iniziamo con il nuovo video. Finalmente ritorno con un nuovo video con il fuck you time, cioè fuck time, ovvero frequently asked question. E ho preso, diciamo, le domande che mi fanno più spesso in chat su Facebook. Ho anche chiesto alle persone sulla mia pagina di farmi qualsiasi domanda, cioè domande di qualsiasi genere, ovviamente non troppo personali. Ovviamente ho deciso di raggruppare tutte queste domande e di dare le risposte appunto in un video. Perché faccio questo? Perché davvero ne ho piene le scatole di rispondere sempre la stessa cosa. Quindi direi subito di iniziare con il video. Ci tengo a puntualizzare una cosa. Durante questi fuck time che farò, visto che ne farò più di uno, non dirò mai il nome e il cognome delle persone. Dirò soltanto il nome, ovviamente per un fattore di privacy. Fatta eccezione per i canali YouTube, che ovviamente non contengono solitamente il nome personale. Iniziamo con le domande. Quanti anni hai? Allora ragazzi, io ho 15 anni. Alcuni me ne danno di più, altri me ne danno meno. Una persona addirittura un po' di tempo fa mi aveva dato 18 anni. Io dico, ma che problemi hai? Cioè, come faccio a sembrare un 18enne, cavolo? Seconda domanda. Liceo? No, non faccio un liceo, ma faccio un istituto tecnico e faccio l'informatico. Le domande comunque ce le ho segnate su questi fogli, perché sennò come cazzo me le ricordo. Fermi tutti. Siccome sono davvero un coglione, mi sono dimenticato una domanda, ovvero di dove sei? Domanda fatta da Rosalinda. Allora, io abito in provincia di Monza, in un paese sperduto che ovviamente non vi dirò perché dopo mi venite a cercare, soprattutto quelli che mi odiano, e nulla, fottetevi. Scherzo, vi voglio bene. Continuiamo con il video. Come fai a fare i video? Ecco, questa qui è una domanda davvero stranissima, perché con come fai a fare i video io potrei intendere più di una cosa. Potrei intendere come li registro, come li monto, se uso una particolare luce o robe simili, anche perché sto usando la luce gialla che sembra un Simpson, ma sono dettagli. Comunque, come fai a fare i video? Io l'ho interpretata come cosa usi per fare video. Utilizzo una Canon 600D con un obiettivo 18-55, quello base, e tra un po' dovrei comprare un 50mm 1,8, che è quello che è molto consigliato per fare video, appunto. Perché li fai? Allora, molte persone dicono che faccio questi video per farmi vedere, oppure per avere un po' di fama, di popolarità. Vi sbagliate, perché i video una persona non si mette a farli perché si vuole far vedere. Se uno si vuole far vedere, va in piazza, a Milano, da qualsiasi parte, più o meno dove abitate, e si mette a fare il coglione, si mette non so, a fare qualche balletto, a suonare la chitarra, fare qualcosa per farsi vedere, per farsi un po' di pubblicità da solo, diciamo. Io li faccio perché a me piace davvero mettermi davanti alla videocamera, fare un po' il coglione, perché sono una persona così, sono una persona stupida, e appunto mi piace fare video, poi montarli, eccetera eccetera. Mi piace un sacco star lì con Sony Vegas, appunto il programma che utilizzo per montare i video, e nulla, cioè li faccio perché mi piace e basta. Allora, Giorgio mi chiede: quando all'inizio avevi pochi iscritti, la tua voglia di fare video aumentava o diminuiva? Allora, diciamo che su questo canale sono stato davvero molto fortunato, perché in circa due o tre giorni avevo già fatto 100 iscritti. Avevo fatto già 100 iscritti perché mi ero fatto un po' di pubblicità con il vecchio canale, perché il mio primo video era piaciuto a un bel po' di persone, e quindi la mia voglia di fare video aumentava sempre di più. Il problema è che io, ragazzi, ne farei ma migliaia di video, ho davvero un sacco di idee. Il problema è che o non ho tempo o non ho voglia, oppure siccome io preferisco farli quando sono a casa da solo, almeno posso dire più stronzate. Federico fa il simpaticone e chiede: ti piace di più essere gay o etero? Cioè, ovviamente gay tutta la vita, stai scherzando? Cioè no, gay tutta la vita. No, assolutamente no. Etero per tutta la vita. Non ho nulla contro gli omosessuali, ma davvero etero per tutta la vita. Federico
mi chiede ancora: sei fidanzato? No, sono single e se lo volete sapere mi sono appena lasciato. Vabbè, dettagli. Mattia mi chiede: chi preferisci tra Bello Gu e Lil Angels? Cazzo, questa è proprio... è troppo difficile questa. Cazzo, due geni del rap e non so proprio cosa decidere. Bello Gu tutta la vita. Minghie! Non perché le sue canzoni sono più belle di quelle di Lil Angel, semplicemente perché è un po' più swag, cioè è più figo, lui è più simpatico, diciamo. Mentre Lil Angel, cioè la sua voce mi è sempre stata sul cazzo, però ho fatto conoscere un bel po' di miei amici appunto Lil Angel e ci siamo fatti un sacco di risate ascoltando le sue canzoni. Perché ho iniziato su YouTube? Allora, ho iniziato su YouTube perché vedevo appunto i video di molti YouTuber famosi come Daniele Dasematter, Will Wush, Cane Secco, tutti questi qui famosissimi. Qua passiamo a un altro argomento, ovvero i videogiochi. Qual è il tuo gioco preferito? Il mio gioco preferito è Assassin's Creed 2, oppure Metal Gear per la PlayStation 2. Chi è che ti supporta da più tempo? Allora, la persona che mi supporta da più tempo è Andrea Marzano. Sì, dai, ho detto anche il tuo cognome, dai, cazzo, almeno ti aggiungi un po' di gente. No, beh, sto scherzando. Lui è stato uno dei miei primi iscritti e davvero lo ringrazio perché tuttora mi segue, mette mi piace i miei video, li commenta e è davvero un grande, lo saluto. Ciao Andre. Alessandro mi chiede: se mia nonna ha quattro denti e una forchetta ha quattro denti, mia nonna è una forchetta? Caro Alessandro, sì, è una fottuta forchetta. Chi è il tuo primo iscritto, mi chiedono? Se ti ricordi. Ovviamente non mi ricordo, ma se non mi sbaglio dovrebbe essere Lele Jackson 97 si chiama. Mattia Sironi mi chiede, questa qua forse è, sì, l'ultima domanda: riesci a dire Oh my god, Roses Warfare al contrario? Roses Warfare. Sono un genio, cazzo, sono un genio. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, quindi ci tengo a salutare Dennis, Matteo, Eki, Arianna, Deborah, Naima, Giulia, Andrea, Leonardo, Coil il funghetto e Gabriele. Dunque ragazzi, dal prossimo video non saluterò più perché molta gente mi chiede di essere salutata, soprattutto gente che non conosco e non mi va, perché scusatemi, se non vi conosco non è che è tanto bello salutarvi. Quindi d'ora in poi, se volete proprio partecipare a un mio video, mandatemi un video all'indirizzo email ilblogdibrian@gmail.com e fate un video tipo questo. Allora, ciao, sono Genoveffa e questo è il mio personale video per Brian, in cui vorrei salutare tutti i suoi iscritti. Ciao. Ok, e io vi saluto. Un attimo, fermi tutti. Mi sono ricordato adesso che dovevo leggere una domanda prima di concludere il video. Questa domanda la devo leggere dall'iPhone perché mi è stata fatta su YouTube. Mentre ero a scuola ho visto il commento, ho fatto subito lo screenshot. Allora, ci tengo a precisare una cosa: leggerò tutto come è scritto, senza sistemare le parole, visto che è stato scritto un po' in un italiano di merda. Inoltre non ci sono segni di punteggiatura, quindi devo leggerlo tutto ad un fiato. Iniziamo. Sono Angela, mi aiuti, ho una sorella gemella, siamo come due gocce d'acqua e ci somigliamo molto. Tutti i ragazzi mi scampiano per lei, come posso essere diversa di lei? Lei si chiama Valentina, io mi chiamo Angela, ho 14 anni come Valentina. Purtroppo odio Valentina perché si veste come me, fa tutto quello, scritto con la C, che faccio io, mi ruba i fidanzati, si fa passare per me. Come posso far capire agli altri che io sono Valentina? E Valentina, aiutami tu, Angela, cosa mi suggerisci? Rispondi. No.